L'hanno scoperta per caso, scavando le fondamenta per un nuovo palazzo. Un'enorme fossa comune di almeno 20 metri per 4, presumibilmente con un'altra simile accanto. Siamo a Brest, in Bielorussia, al confine con la Polonia. E proprio della Polonia faceva parte questa cittadina ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, quando venne occupata dai nazisti alla fine del 1941. In quest'area crearono il ghetto per gli ebrei e altre minoranze, il cui destino, in quei giorni feroci, era segnato. Prima della guerra Brest contava 56.000 abitanti, di cui 30.000 erano ebrei. Di questi, solo in 19 sopravvissero. Gli uomini furono i primi a essere deportati o sterminati all'arrivo dei nazisti. Il tenente Dmitry Kaminski, responsabile dell'unità destinata al recupero delle salme, a una prima analisi parla di resti quasi esclusivamente di donne e bambini. 730 ne sono già stati recuperati. Si valuta di tirarne fuori oltre un migliaio. Tutti quanti dovrebbero essere radunati e sepolti nel cimitero al nord della città con una commemorazione. Molti dei teschi presentano un foro di pallottola, segno di un'esecuzione a sangue freddo, mentre ancora caldo e brucia nelle vene della storia il sangue delle vittime di tanto orrore, verso cui è doveroso non restare mai indifferenti per evitare che torni a ripetersi.